Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder e io sono la Tami. E ragazzi, oggi siamo, come vedete, su Clash Royale, ma non sul mio profilo, siamo sul suo. Perché ragazzi, Xuder, cacchio ci fai sul profilo della Pami? Perché ragazzi, la Pami ha da aprire un bauletto abbastanza interessante e forse, se va bene in questa sessione, anche il baule della corona, nonché quell'argentino lì brutto, che in realtà non ci interessa molto. Il baule, ragazzi, lo state vedendo adesso, è il mega baulozzo giant, amore mio. Ce l'hai fatta. Se non lo sblocchiamo non vanno Vero. Avanti i bauli omaggio. Questa, ragazzi, è importante. Per chi non lo sapesse, guardate, non si può aprire il baule omaggio. Raccogli prima il baule della missione, ci dice. Ma noi, prima di andare a raccoglierlo, ragazzi, vi faccio vedere il deck della Pami, che vanta un gigante all'11, una strega al 7 e tante altre carte molto interessanti. Direi di andare a farci Pettino del ghiaccio non gli piace. Andiamo dentro a farci una bella partitozza. Puntiamo alle tre corone, così apriamo un bel po' di roba sugosa per voi, ragazzi. Dai, dai, dai. Siamo contro Diesel in che parte violenta. Cos'è questa apertura? Ma lo fanno in tanti che passano violenti. Ma è un'apertura troppo violenta. Mi sembra che sia da cartellino rosso questa apertura. Andiamo a tirare così una fireball e andiamo a pulire benissimo la gang. Benissimo la gang, che viene anche congelata dallo spirito del ghiaccio che a lei non piace. E il giant, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso. Può andare a portare la torre a 1535. È il momento di giocare le sorelle della Pami, ragazzi. La prima strega. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Il barile così non mi fa paura. Andiamo a zapparlo. Peccato per la strega, che però se viene lasciata andare fa male. Lui gioca la Princess, gliela lasciamo passare per forza. Purtroppo noi recuperiamo un po' di Elisir ed eventualmente giocheremo un Giant centrale per andare a deviare gli attacchi della Princess. Ok così, bene, bene, bene. Andiamo a deviare il Giant e mettiamo sopra gli sgherri sul Caballero. Vediamo se le tirano giù. Attenzione, bene così gli sgherri che vanno, ragazzi, benissimo. Lo spirito del ghiaccio potrebbe già essere vinta. Bruttissima, non salta, mamma mia, ti ha bruciato un gigante all'11, quella cosa lì all'8. Questo va di barrel, ma non sprechiamo la zap, la teniamo per il prossimo giant, anche se credo faccia un po' fatica a scendere. Eventualmente noi facciamo con la strega notturna, aspettiamo i 5 del giant, dovremo anche riuscire a sfruttare i due pipistrelli che vengono generati come apertura della nostra strega, però verranno colpiti dalla Princess, credo. Vediamo se la becco giusta, ed infatti è proprio così. Ma possiamo giocare adesso gli sgherri, ragazzi, benissimo giocato dietro. Lui gioca la gang di Goblin, sgherri che vanno a tirare via il Caballero, se già anche tira due colpi micidiali. Attenzione al barile per il... attenzione alla zap per il suo barile. 847-773, eccolo qua il barrel, eccolo qua. Non mi fa paura. Andiamo a giocare un cavaliere centrale, così la Princess. E chi ti manda i coriandolini? Bene così. Mettiamo anche la strega, perfetto. Perché qua ci mettiamo il giant. Quel rocket sulla mia strega. Sì, ma mi sembra che abbia lisciato, se non ho visto male. Attenzione, io tento qua una zap, lo so che me lo lanci, non è che non me lo aspettavo, bene gli sgherri, al 12, meravigliosi. Mamma mia, come ti tirano giù la tower. E si sono fatti anche la... era al 3 quella Princess, meraviglioso. Andiamo ad aprire allora, purtroppo non faremo le tre corone, credo, in 17 secondi, a meno che lui non decida di arrendersi, cosa che non credo. Rocket! Andiamo avanti, lasciamoglielo, non me ne frega niente. Voglio puntare alle tre corone, non credo sia fattibile. Ci proviamo, peccato, avessimo avuto ancora un secondo. L'avremmo chiusa a tre corone. Vabbè, come vedete, ragazzi, il giant della Pami è veramente un muro che cammina. Però direi che siamo arrivati al punto clou. Allora andiamo, intanto torna in arena leggendaria la Pamina, torna in arena leggendaria, vai sfidante 1. Vai amore mio, è tutto tuo, lo lascio per te. Io andrei prima con la roba un pochino più brutta. Questo. Vediamo. Devi dirmi te qual è quella più brutta. Cioè l'argentino della Pami, 86 di gold. Va bene, 86 di gold ci può stare. Un cervoz.
niente da fare, niente da fare. Ultima skip, 12 lanceretti. Non mi sa che non, no, non mi c'è. Sa che non. Allora andiamo prima di andare a fare, ad aprire il baule. Già, intanto c'è gente che ti manda a nastro le partite da fare in 2v2. Dopo l'andiamo a fare, dopo l'andiamo a fare. Ragazzi, mentre noi ci vediamo il baule Giant, io vi ricordo di lasciare un bel like al nostro video, mi raccomando. Piano, se vi sta piacendo il video e vuole aprirlo, stai calma. E di iscrivervi al canale. Mi raccomando, non dimenticatevelo, mi raccomando. Attivare la campanella per essere sempre aggiornati. La campanella, vai amore mio, vai. 8600 di gold per la Pami nel baule gigante. Brutta quelle nuove lape. Adesso ti arrivano le fireball, lo so io che ti arrivano. Quando arriva la epica è un barile a sfregio proprio. Però barile goblin gigante all'11 potrebbe essere interessante. Gli arrivano le comuni. Non ma no, non va bene, devono errare. Grider! Sono 49 suini. Cosa ci ho attaccato? Ho dello schifo attaccato alla bocca. Sono 49 suini, ragazzi. Però abbiamo da vedere il baule della tanto andiamo ad aprire. Anche per te, baule d'oro. Andiamo ad aprire il baule omaggello. Il numero 2, ragazzi. Vediamo. Adesso ci pesca dentro la leggendaria, vedrai, 36 di gold, attenzione. Va bene, ma c'hai 950 gemme, vergogna. Una campana dei barbarelli. Andiamo con 12 orde di sgherri. Io vorrei fare vedere a questi ragazzi, tanto ti si sblocca, scusami, la nuova missione. Gioca stregone di ghiaccio 20 volte. Andiamo a farci questa 2v2, ragazzi. Se facciamo due torri, riusciamo a prenderci il baule della corona. Altrimenti ci salutiamo. Vediamo se Moez, bello contento anche lui, buona fortuna anche a te amico mio, è contento come una Pasqua a Natale. Andiamo a mettere un bel Caballeros dietro, cioè amo, loro giocano il gigante al 7, adesso tu gli scarichi un gigante all'11, voglio vedere che faccia fanno. Adesso aspetta, buona fortuna, le grandi risate così, aspettiamo il cavallo. Hanno la strega al 4, noi abbiamo scaricato una strega al 7. Attenzione, vediamo che cosa pensano di fare con quel gigante all'11. Che bello, tranquillo, cammina nonostante, oddio, lo va a infuriare addirittura. Non ci credo, guardalo lì il giant all'11, peccato che missa per un pelo la furia. Va bene, sta andando praticamente da solo con le due streghe dietro. Noi l'abbiamo dimenticato lì dalla Pasqua. Anch'io, te l'ho detto. Sì, c'è proprio easy, giù la torre così. Ragazzi, oggi ho giocato con un cinesino. Porca vacca, è vero. Col gigante e gli sgherri e non mi ricordo che cosa, adesso abbiamo fatto la torre. Sì, è incredibile. E loro non sono riusciti a farci la torre con due. Perché è troppo forte il gigante all'11. Come si chiama? I due gran cavalieri, credo. No, quell'altro che si spacca in due. Quello che si spacca in due, ragazzi, per la Pami in realtà credo sia il golem. Bene così, la double fireball. Vabbè, abbiamo addirittura un moschettiere al 5 che può senza nessun problema andare a tirargli giù l'altra torre. Non c'è storia. Vai per le tre corone. Non c'è storia davvero. Non sanno giocare. No, perché è il gigante che è troppo forte, diversa la cosa. Andiamo a fermare anche lo grider proprio prot. Loro ci tirano comunque una zap, noi lasciamo andare il nostro giant senza problemi, non ci preoccupa anche lo grider che colpisce. Direi di giocare un bel tris di sgherri sopra la princess giusto per eliminarla e dare la possibilità ai nostri sgherri di andare anche sul principe. Bravi loro, non ci preoccupiamo. Bella quella zap, clonazione del principe, inutilissima. Giustamente ci sta la risatina un po' sbeffeggiante. Direi che di fianco a un'altra strega ci mettiamo un'altra strega. Non so se siano tutte e due tue, credo che una sia la sua, l'altra è la nostra. La Valchiria, ragazzi, è già andata proprio così. Devo giocare Giant. Ah, ha giocato male questo Giant. Peccato. Proviamo ad andare a congelare. Così siamo proprio in super prepotenza, ragazzi. Gigante all'11 comunque c'ha sopra 7000 truppe e non si preoccupa assolutamente di nulla. Qua andiamo col Caballero centrale. Sgherri sullo Grider. Bravi loro a ribaltare la sito. Abbiamo un po' esagerato. No, non succede niente. Guarda qua la loro clonazione. Che fine che fa? Prot! La fireball della Pami, ragazzi. Micidiale. Andiamo a deviare così. 8 secondi alla fine. Ci siamo. Andiamo a congelare il giant. Li mettiamo davanti anche il nostro, davanti al suo. No, in realtà è di fianco. 2-1. Andiamo a portare a casa. Di grande prepotenza.
di grande prepotenza. Però possiamo andare ad aprire finalmente il baulozzo della corona. Vai amore mio, è tutto tuo. È tutto tuo quel baule della corona. Anzi, te lo apro io, che sennò mi prendi un'altra battaglia. Vai. 152 di gol, ragazzi, mi raccomando, i pollicioni in su per il super gigante della Pami. Due gemme. E anche per la Pami, ovviamente. Oh, 14 morta. Dai. Non sa neanche come si chiama questa carta, la Pami. Ne ha 6. Oh, 58, questi ti servono. Tu ce l'hai, il caballero. Ti servono alla grande. 9 torri di giallo. Esatto. Attenzione, un'altra epica. Uno scheletrone giga. Lo scheletronzo. Ci abbiamo bloccato la monetizzazione anche così. Va bene, ragazzi. Direi che con questo baulozzo d'oro, che la Pami va a tirare via, non si sa perché, e con i 4.000 trofei della Pamina, noi ci possiamo salutare. Alla prossima, ciao ragazzi! Ciao!